Eccoci di nuovo in studio, stiamo assistendo assieme a voi a questa straordinaria partita di pallacanestro, la finale Scudetto. Naturalmente questa partita la fa da padrone nella nostra rubrica, è praticamente a questo punto tutta dedicata appunto al derby bolognese. Non rimane quindi che ridare la linea a Franco Lauro per questa fase meravigliosa di questa partita. Grazie Carlo Golini, grazie a Claudio Valeri che sta coordinando per Rai Sport questa diretta dal studio di Saxa Rubra. 4:14 dopo il primo possesso per la Team System, l'errore in attacco di Domenico Quintis da 3 punti e possesso in attacco per la Team System, per la Kinder, con Danilovic numero 5, Abbio 7, Binelli 11, Nesterovic 8, Rigodò 14. La Team System che ora subisce il canestro di Nesterovic risponde con Fucca 7, River 15, Wilkins 12, Attruia e Dan Gay, Attruia 5, Gay 4. In attacco Attruia, più 2 per la Kinder, ed è sorpasso per la Kinder che era sempre stata sotto tutto il secondo tempo a inseguire fin dal primo. Rivers, primo minuto e 20 di gioco nel corso di questo supplementare. Ricordiamo che nel basket si giocano 5 minuti di tempo supplementare, gioco effettivo, segna e pareggia Gregor Fucca e si va avanti solo in caso di ulteriore pareggio, altrimenti si chiude. Basta, può bastare un tempo supplementare, lo diciamo per tutti, 3 e 20, parità. L'airone ha volato questa volta, vediamo. E ancora, bravo, passato. Ottimo movimento in posto basso, ma poi intelligentemente esce in palleggio Danilovic, poi torna, scarica su Binelli che subisce la frana Gay. Stanno subendo la difesa. Di frana completamente addosso e Binelli non può nemmeno concludere. E purtroppo per Dan è quinto fallo. Dan Gay che è stato determinante in questa serie, sempre presente, un grandissimo campione. Qui ha perso l'equilibrio ed è franato addosso al collega, avversario di tanti derby come capitano Gus Binelli, che è rimasto per una vita alla Virtus e sta giocando forse chissà la partita più importante a questo punto della sua carriera, una delle più importanti. Una, sempre quando poi gioca nella finale scudetto diventa una partita. Sbaglia il tiro libero. Vedete che anche un uomo di esperienza come lui. Stavo dicendo che adesso ha messo in campo due pivot, però che giocano mai fuori e sono un po' statici. Sicuramente ha tolto Wilkins, un tiratore, ha migliorato la difesa. Può darsi che scansi, passi a zona. Più uno, Kind, 75-74. 3 minuti al termine di questo supplementare. Fucca va in palleggio, batte sul primo passo e però scarica direttamente nelle mani di Leroy Rigodò. Contropiede Danilovic. Interviene Attruia, c'è fallo di Stefano Attruia. Il pubblico si sbraccia e chiede l'antisportivo, ma non siamo assolutamente d'accordo perché non era assolutamente antisportivo, è andato lì a cercare di stopparlo, quindi corretta la decisione. Soltanto 2 tiri liberi per Predrag Saša Danilovic, tornato dopo aver giocato nella NBA Miami e Dallas. Mette il primo. Con quel gioco da 4 punti ha riequilibrato una partita che a 38-40 secondi alla fine del tempo regolamentare sembrava quasi persa. Sì. Solo così si poteva fare. Solo la zampata del grande. Ci ha ricordato un canestro che in coppia realizzò nella finale di Coppa Campioni sulle rive del Bosforo qualche anno fa col Partizan Belgrado contro Milano. La realtà, Rivers, che non marcano, lasciano praticamente i lunghi loro, non marcano. Rivers blocca alto Sullivan e infrazione di passi di David Rivers. Non riusciamo a spiegarci come un giocatore di questa esperienza stia perdendo la calma, stia perdendo la lucidità, la freddezza. Era stato lucidissimo per 37-38 minuti, ha perso il bandolo della matassa proprio. Ma la realtà, quando ha visto lo striscione del traguardo. La realtà secondo me più incredibile che adesso in attacco la Fortitudo non ha un tiratore. Nel bene o nel male Wilkins gli serve, ha bisogno di uno che possa inventare un canestro. Ed è gravissima l'assenza di Carlton Myers per la Team System, fuori per 5 falli. Già senza Carlton Myers, River è da solo, marcano il suo tiro e poi rischiano con gli altri. Credo che adesso Scansi dovrà rimettere Wilkins. È vero che è più debole in difesa, ma a questo punto ha bisogno di sperare che loro sbagliano qualcosa e di fare un canestro loro. E adesso Wilkins è rientrato. Non è entrato Galanda, non è entrato Moretti nella Team System Fortitudo. 4 lunghi mette, Ansel, ha tolto River, ha tolto Attruia e gioca con 4 lunghi. Dunque 4 lunghi per la Fortitudo Team System. Wilkins, O'Sullivan, Fucca e Kjačić. Dall'altra parte si risponde con le torri Binelli e Nesterovic, poi Danilovic, 3,
e a portare palla a Rigodò con zona in 2-3. Guardia. Zona 1-2-2. Zona 1-2-2. Tre punti di vantaggio, palla in mano per la Kinder. Sono sempre, hanno facilità di tirare. Se gli lascia questo spazio qui sono finiti. Pinelli si gira sul perno, finta, poi il gancio, alzando la traiettoria, non va il tapin, rimbalzo di Abbio e nuovo possesso, altri 30 secondi d'attacco per la Kinder. Due minuti alla conclusione, mettiamo il cronometro per cortesia, Gigi Luna, aiutiamo quanti dovessero sintonizzarsi in questo momento su Rai 2. Siamo al tempo supplementare, tre punti Abbio di vantaggio. Per giocarla. Intervento di Rivers, è ultimo a toccare Rivers, dice l'arbitro Zancanella. 1.51 al termine di questo tempo supplementare. 11 secondi da tirare la team system. 11 sono rimasti dei 30 regolamentari dell'azione d'attacco della Kinder. Devono dunque andare a concludere subito, non possono perdere troppo tempo. 6 secondi ora. Va Danilovic e la mette lì dentro la retina. Il burro. Sasha Danilovic. È andata a cercare un fallo. 100 secondi, 100 secondi. Prova da 3, Rivers. Alza la parabola, la palla sul ferro, rimbalzo di Kjačić che giganteggia ancora sulla linea di posto basso ed è bravissimo Roberto Kjačić a prendere questo rimbalzo in attacco, non si è fatto tagliare fuori dalle torri Virtusini. Guardate dove è andato a prendere questa palla Roberto Kjačić, ha evitato l'intervento di Binelli e poi ha subito il fallo di Radoslav Nesterovic. 1 minuto e 34, è ancora tutto possibile, ora i due giocatori che non erano entrati sono pronti sul cubo del cambio per la team system, Galanda e Moretti. Sbaglia il tiro libero Kjačić, sbaglia il tiro libero Kjačić, ancora un'opportunità per lui dalla linea dei liberi. Deve crederci fino in fondo la team system, mette il secondo Kjačić. 4 punti. Meno 4 team system, deve stringere in difesa, non deve lasciare conclusioni facili alla Kinder. 2-3. Finale da brividi, 90 secondi. Danilovic. Ha chiamato il 4, taglia Danilovic, esce dal blocco di Nesterovic e poi va in palleggio, tiene palla. Bello. Fa scorrere il cronometro, se può fare queste cose è difficile, bisogna anticiparlo. Il blocco alto di Binelli apre l'autostrada per Danilovic, sta scadendo il tempo, 3 secondi, 2, 1 sul trentesimo secondo, è forse inchiodo questo, è incredibile Predrag Danilovic, questo macigno incredibile, quando scocca l'ultimo minuto prova Wilkins, forza il tiro, il rimbalzo di Binelli, poi Danilovic, un finale pazzesco. Nesterovic, 45 secondi, Rigodò, girano la palla ora molto lontano da canestro, 40 secondi, 75-82, Kjačić provano a bloccare il cronometro, non ci riescono, Abbio in palleggio, ora tutti in piedi davanti alla nostra postazione. Guardate Savic è andato addirittura in tribuna, è andato in tribuna con Sconocchini. Non è finita però, attenzione perché 34 secondi, 33 e 56 sono ancora lunghi. Alessandro Abbio, anche per lui una grande responsabilità, segna il primo. Segna il primo tiro libero, Ettore Messina, trasfigurato Ettore Messina, 2 su 2 Abbio, e ora guardate che cosa c'è a bordo campo, provano da 3 con Fucca, non lo mette, rimbalzo di Binelli, poi Abbio ancora per Danilovic, 20 secondi, schiaccia Danilovic, i fotografi sono già dentro il campo, Messina va a abbracciare addirittura i suoi amici più cari, è incredibile, è un finale, i fotografi incredibili, sembra che abbiamo fatto dentro, una finale, guardate là. C'è un cameraman che gira dentro il campo e non è finita la partita, c'era un cameraman dentro il campo, manco 14 secondi, le flash di finire ci fa male, sembra un film di Tarantino, eh? Un film incredibile dove Danilovic è ancora un grande, altro che Hitchcock, qui siamo è lui adesso. È lui l'uomo grande, lui è Rivers, l'uomo. Va dentro, cambia la mano, realizza, 9 secondi, 77-86, ormai allungato la Kinder, 86-77, guardate che cosa c'è a bordo campo, e per quanti si mettessero ora l'ascolto in visione di Rai 2, amici all'ascolto, è la finale scudetto del campionato di basket 97-98, il derby 75 della storia del basket bolognese, la 45esima vittoria a Kinder che vale
lo scudetto numero 14 della Bunnera. E purtroppo alla terza finale consecutiva della Fortitudo, una ennesima cocente delusione, con una clamorosa rimonta ancora della Kinder nei minuti finali dei tempi regolamentari. E ancora una volta la zona della Kinder è stata devastante per il finale di questa partita. La zona le ha uccisi, le ha tolto ora lo spazio. Ora c'erano dei cenerini che mulinavano. Non sono mai riusciti a giocarla. Ultimi secondi, finisce la partita, c'è un'invasione di campo incredibile, travolgono tutto e ci arrivano addosso, purtroppo è così. Cosa fa la polizia lì? Finisce il campionato, vince lo scudetto dunque, la Kinder Bologna è il 14esimo scudetto. Ora anche Abbio deve liberarsi usando i pugni della morsa, e i cellerini purtroppo con carabinieri e altri poliziotti non riescono minimamente a contenere l'invasione, succede un po' di tutto. È finito il campionato 97-98, questa è la festa della Kinder, ma onore e merito alla Team System, una grandissima squadra, una grandissima società. Ora c'è Savic che viene qui sopra il nostro tavolino e rischia di far crollare tutto. Zoran Savic è la furia dello scudetto, e noi su queste immagini pensiamo, amici di Rai Sport, di poter concludere ringraziando tutti per averci seguito con simpatia e interesse tutto l'anno in questo campionato, dando appuntamento al 25 luglio ovviamente per Italia Dream Team diretta su Rai 3, poi per il mondiale sugli schermi della Rai dal 29 luglio al 9 di agosto, la consegna della Polo Cup dal presidente Angelo Rovati alla Kinder, campione d'Italia, la festa di Messina, Cazzola, Dorigo, e mentre il pubblico travolge letteralmente la nostra postazione, noi chiudiamo su queste immagini di giubilo di uomini, donne e bambini, ricordando però il grande merito di una stagione comunque vincente per la Coppa Italia della Team System. Diciamo, chiudiamo questa telecronaca da Bologna, grazie Alberto Bucci, grazie Egidio Luna, grazie la Stella di Bologna. E a tutti la più cordiale buonasera da Franco Lauro, linea Roma. Grazie Franco Lauro, una partita, un finale davvero incandescente tra Kinder e Team System, e non poteva essere altrimenti, era la quinta partita del derby bolognese. Questa edizione del Domenica Sprint è stata tutta dedicata a questa finale scudetto, quindi non mi rimane che passare soltanto ai risultati del campionato di calcio di Serie B.